Siete, io volevo capire questo, ma l'incontro di questa sera era stato fatto per fare un dibattito politico che non esiste da parte dell'opposizione, o perché dobbiamo sapere il documento che ha scritto il partito delle operate. Se per questo l'abbiamo detto, siamo conoscenti, quindi arrivederci e grazie. Così, ringrazio per questo intervento da Giovanni, per quello che prendete a fine dei fondi che non ti fanno. Però, fa bene precisare, se qualcuno la maggioranza vuole precisare, non può. Consigliere Luizzi. Consigliere Luizzi, lo ricordo semplicemente il tempo, ovviamente all'undicesimo minuto sono in libero a procedere all'interruzione. Grazie Presidente, detto che è impeccabile di errore, Presidente. Iniziamo, vediamo un attimo i motivi di questa convocazione. Lei ci dice non dirlo proprio io, consigliere Luizzi. E il modo per farle perdere presto la fortuna, allora non si preoccupi, andiamo tutti quanti. Allora, la richiesta, innanzitutto io volevo fare prima di entrare in merito, il dibattito politico, ovviamente lo chiedo alla parte politica, però se c'è la necessità di chiarimenti per la città, nulla chieda alla maggioranza di dare la sua versione di fatti. Cioè, insomma, non dobbiamo essere per forza noi gli animatori di queste serate goliardiche che ci apprestiamo a fare. Sarebbe anzi cosa gradita sia alla luce di eventi che si sono susseguiti da un mese e mezzo a questa parte, dall'inizio di questa consigliatura, sinceramente per me era cosa molto gradita se il sindaco fosse stato il primo a prendere la parola e a darci tutti gli elementi. Secondo me, il dovere, prima di tutto,
abbiamo iniziato a constatare l'illegittimità compiute da questa amministrazione già con la nomina dei dirigenti, primo atto di questa amministrazione, dopo è stato crescendo, non è finita. E guardate, una volta all'università mi fecero studiare il vanismo amorale, una sorta di cane che si morde la coda perché deve occupare il potere, deve dare da mangiare la propria famiglia. E questo per me è stato il giudizio e continua ad essere il giudizio su questa amministrazione. L'un matto, nato perfetto, che continua la sua vita regolarmente. Poi avremo modo in quei prossimi giorni di confrontarci anche sul piano del valore del PUC, avremo veramente modo di, tra virgolette lo dico, di divertirci sul PUC, sulle varie manchevolezze di questo piano. Oggi concentriamoci un attimo sul dibattito politico, che è la cosa che ci induce a parlare oggi. Senti, volevo ritornare alla mia principe, cioè quello di dare un segnale forte a questa città. Il sindaco per dare un segnale di dissociazione rispetto a quell'episodio a cui mi riferivo del 23 marzo decide di mettersi. Veramente anche quelle dimissioni per noi sono state una farsa, che insomma l'abbiamo constatato, stesso quella sera degli impreciosi episodi e poi successivamente abbiamo avuto modo di capire che la maggioranza alternativa già c'era nel momento in cui una forza politica di maggioranza, una forza che come giustamente diceva il consigliere il capogruppo, si capisce da chi era rappresentato, una parte del partito, un solo consigliere, quattro consiglieri, assessori, e poi diciamocelo veramente, come è stato, senza la sua destino, questa parte politica, che richiesta aveva? Da quello che dicono loro, poi insomma sarebbe bello anche sentire pure il Consiglio Comunale il giudizio degli assessori, chiedevano che fossero rimossi perché non potevano sedere più all'interno del partito. Poi, ovviamente, poi al giudizio del sindaco, la sintesi delle varie posizioni contrapposte, indubbiamente finora di sintesi c'è stata poca. Mi dispiace di tornare sempre sullo stesso argomento, però sindaco, oggi con l'ultimo consiglio comunale a cui abbiamo assistito e lui è stato eletto un vicepresidente che al momento dell'elezione era incompatibile perché si va anche la carica di capogruppo, si è voluta portare la mano perché bisognava dare una risposta all'opposizione che come lei sta
La partecipazione ha preso consiglio comunale per propositiva.
lavoro.